mentre noi siamo praticamente in diretta, e mi piace anche dirlo, io ti ho fatto un click ad una delle tue cosucce postate sulla pagina Artista, perché ogni tanto a noi ci piace cliccare, e quando clicchiamo siamo praticamente contenti, anche perché quando si parla di sculture vestite di Stefano Bressani nella pagina ufficiale, ricordiamo che c'è questo catalogo Summer Arts 2015, dove c'è una bellissima paginetta dedicata anche a te. Ma quanto mi piace questa cosa. Ciao Stefano. Ciao Beppe, ciao, grazie per l'invito, ormai mi sento di casa proprio. Ma tu sei di casa, tu sei praticamente il benvenuto a chi... Mio hermano, mio fratello, è praticamente anche compagno artista, di compagno di stoffe, bravissimo, mi piace ancora di più questa compagna di stoffe. Ho cliccato questa bellissima cosa che praticamente ti vede protagonista in questo catalogo Summer Hearts 2015, giusto? Giusto, giustissimo, un catalogo importante sulla stagione, come artista di quest'anno, perché ho appena fatto l'inaugurazione 2 maggio, appunto sabato scorso in Venezia, più importante mostra che si divide in due appuntamenti molto importanti per il mondo dell'arte. Stefano, pronto, mi senti? Se ti avvicini un po' più al telefono, magari riusciamo a capirti, perché c'è un piccolo disturbo praticamente telefonico. Pronto? Ok, perfetto, perfetto, fantastico. Okay. Alla grande, ok, eccoci qua. Allora, ti dicevo, per me è stato un onore essere selezionato come artista per partecipare a questa esposizione, che è un'esposizione curata da Mario Mazzoleni, che tutti magari conosceranno. Lui ha avuto un fantastico come arbitro calcistico in Serie A, e che è dedicato poi con passione e molta dedizione al mondo dell'arte. È stata aperta questa galleria molto importante, e lui ha curato questa mostra, appunto, si chiama Summer Art, è arrivata all'edizione 2015 quest'anno, e si è tenuta in un'importantissima location appena inaugurata, che è il JW Marriott di Venezia, su questa fantastica isola delle Rose, che è praticamente nella laguna, esattamente davanti a San Marco. Bello, un posto stupendo, devo dire la verità. Quando si parla poi di Venezia, si parla di tutto quello che praticamente è il colore, che diciamo anche l'atmosfera regala, perché poi essere di fronte a quest'isola e parlare di queste situazioni è molto molto bello. Certo. Una bella location. Questo resort è uno dei suoi, credo che sia quello con più stelle attualmente in Italia, sì. E l'ha accolto appunto questo Summer Art, che si è divisa in due stazioni, una in galleria, quindi alla Mazzoleni Art Gallery, dove sono stati selezionati una serie di 38 artisti da nomi anche altisonanti dell'arte, soprattutto anche dell'arte contemporanea, ci sarà in accompagnamento a questa nostra esposizione come artisti contemporanei anche di un grosso nome, che è Andy Warhol, che penso tutti conoscano. Beh, insomma, devo dire, quando si parla di Andy Warhol si parla di pop art, si parla praticamente di tutto quello che intorno ad Andy ha girato durante la generazione di pop art americana, e non solo. Assolutamente. E poi nella stessa location è stata creata questo percorso in questo bellissimo parco che circonda il resort, sempre all'interno di quest'isola delle Rose, e c'è quest'altra mostra che si chiama Sculture nel Parco, sempre curata dalla Fondazione Mazzoleni, con 23 artisti, questa volta alla quale io partecipo, non so se l'hai visto, con questo belitto che è la mia prima opera monumentale, nata nel 2012, fatta con le stoffe, e questa volta dei tessuti delle muse da sud, appunto per resistere. Guarda, io sono praticamente sulla tua pagina, Stefano Bressani Artista, e al di là dell'articolo bellissimo che praticamente fa anche capolino a questa rivista molto interessante, c'è di tutto di più, e quindi chi vuole tra altre cose essere praticamente presente per poter dire ah sì, è così, può automaticamente arrivare sulla tua pagina e vedere tutto quello che stiamo raccontando, giusto in chiacchiere, in parole. Senti, allora, per quanto ti riguarda, di questo appuntamento che, beh, insomma, a dire la verità ti fa sempre onore, noi siamo contenti poi di confezionare ad hoc, di ritagliare a stoffa quelle che sono le parole che ci racconti. Mi sembra anche giusto. Giorni fa si è conclusa anche una manifestazione molto importante ed interessante. Insomma, si è appena conclusa questa mostra, sì, ha avuto un grosso successo, la mia mostra che riguarda le scarpe, è stata creata questa mostra che si chiama Walking the Art, okay. Anzi, non si chiamava, vorrei dire si chiama, è partita appunto da Vigevano, tappa numero zero di questo percorso, che chiamiamola una branca di quello che faccio dal punto di vista del lavoro artistico, sì. E la realizzazione appunto di questi 12 modelli creati con questa shoe designer, Peter Fasani, che abbiamo presentato a Vigevano proprio perché è la città dove è nata la calzatura con il tacco a spillo. Esiste un museo della calzatura che ha accolto uno dei nostri 12 pezzi
amici, direi, di scarpe realizzate con questo tessuto molto particolare che arriva comunque dalla tridimensionalità delle mie opere. Sì. Una mostra che ha avuto un successone, addirittura sono stato contattato dal museo della calzatura e dal comune, perché alla fine di questo mese, 10 giorni di mostra, che rimaneva aperto, vorrei ricordarlo, soltanto nei weekend, e pensavo che la domenica, abbiamo avuto più di 3.600 ingressi, che direi che abbiamo ottenuto forse il record di questo spazio. Complimenti. E sono molto soddisfatto, insomma. Dico con chiara soddisfazione, perché insomma noi ci siamo incontrati praticamente durante quasi il tragitto, no, di questo appuntamento. Abbiamo parlato di quelle che praticamente tutte le opere insomma potevano raccontare in grandi linee, avere avuto così tanta affluenza. Siamo contenti, perché sottolineare quelli che sono gli appuntamenti non soltanto culturali, per cui si parla anche proprio di vestibilità in 3D di quello che è il tuo lavoro, la tua opera, che non rimane soltanto lì su un muro ma è anche visibile a 360 gradi. È molto importante, perché con te poi si scopre un mondo completamente nuovo rispetto a quello che fai. Certo, tra l'altro questo magari appunto i radioascoltatori non lo sanno, mi ha dato la possibilità, proprio perché questa molteplice forma alla quale si può accostare il mio lavoro, che parte dall'arte e si posa anche sul discorso del design, della moda, quindi diciamo che convive un po' in quali sono tutti gli ambiti, e anche della musica, oserei dire, perché mi hai accompagnato tu stesso, anzi la tua trasmissione proprio mi ha anche fatto fortuna, perché apro una parentesi, se ti ricordi bene, l'anno scorso io ero da te in trasmissione a parlare di questa mostra di Pink Floyd in Venezia, l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo noi praticamente abbiamo cominciato a parlare di quello insieme, no? Poi siamo finiti poi siamo finiti in TV a parlare sempre di quello, con tutte le tue opere esposte in un appuntamento televisivo che ci ha visto anche insieme, molto bello tra le altre cose, e poi da lì pian piano si è praticamente instaurata questa amicizia che ci ha cucito proprio a pelle, ognuno sull'altro, tutti i vari appuntamenti che hanno distinto il tuo passaggio di un anno, ed eccoci qui oggi a parlare di quello che praticamente tu dai a livello proprio anche soltanto e semplicemente dal punto di vista artistico, non, ripeto, con l'opera che viene posizionata a cornice, ma anche con quello che è stato giusto il tuo essere presente con questa mostra sulle scarpe. È molto molto bella, devo dire la verità, perché ti ho seguito volentieri in tutte le varie serate e le varie manifestazioni, tra l'altro con ospiti molto molto importanti, visto che c'è stato anche Vittorio Sgarbi, no, giusto l'altro giorno. Sì, esatto, era l'ospite della serata, è intervenuto durante la presentazione della conferenza stampa, la presentazione del progetto degli artisti. È un personaggio veramente, secondo me, è forse uno dei pochi in Italia che vanta davvero di un bagaglio culturale immenso. Tra l'altro di una simpatia estrema, perché me lo sono visto fotografato col tuo cappello. Sì, diciamo che è una persona che si rende molto disponibile, in quanto appunto personaggio pubblico, però quando lo conosci davvero, magari non in televisione, insomma, oltre che essere una persona molto preparata nel campo dell'arte, non solo contemporanea, ma essendo comunque uno storico dell'arte, però è una persona veramente diciamo che normalmente si dà un po' a tutti. Era anche abbastanza magari visibilmente stanco, perché poverino ha dovuto affrontare una serie, lui adesso è reduce anche dal discorso Expo, poi è arrivato alla mostra, insomma è parecchio impegnato anche lui, quindi credo che sono stati battuti a questo mondo. Sa cosa vuol dire, perché insomma anche fare l'artista è un lavoro veramente faticoso. Molti magari pensano che un artista al bar a bere delle birre o alle diciamo francamente che poi tutti i vari impegni in fin dei conti stressano, proprio nel vero senso della parola, di essere sempre immerso a tantissima gente con tutto quello che praticamente c'è dietro. Non è cosa facile. Bella anche la disponibilità di Sgarbi nei tuoi confronti, di vestirsi col tuo cappellino, che credimi ho detto ma tu guarda che bello, ed è anche bello poi vedere quanto appunto la disponibilità di un artista come te nell'essere protagonista con Vittorio sia stata veramente una serata splendida, immagino, questo ne sono straconvinto. Ma guarda, io ti dico una cosa, come artista, ma forse ancora prima come persona, sì. Oggi è fondamentale per uno che fa questo lavoro, io ti dico, ti ripeto, arrivo da un lavoro dove facevo progettista meccanico, quindi il mondo dell'arte è sempre stato dentro di me, è uscito, adesso mi ha permesso di farlo diventare il mio lavoro. Gestito ovviamente in un modo pseudo imprenditoriale, proprio perché quello altrimenti non può essere altrimenti. Beh, Stefano, però permettimi una cosa, lavorare con la propria passione, per quanto possa essere bello, è doppiamente impegnativo.
No, certo, ma anche perché poi c'è questo discorso dove un artista, oltre che il lavoro fisico sulle proprie opere, man mano che va avanti diventa sempre più impegnato anche sul discorso dell'esserci in determinati esatto. eventi, nel gestire determinati rapporti con persone con le quali per forza di cose devi avere un rapporto di lavoro, devi incontrarle, conoscerle. Quindi quello che è importante, però ci tengo a precisarlo, ci tengo a dirlo, perché veramente il lavoro dell'artista è un lavoro che arriva dal cuore ed è un lavoro che arriva dalle idee. Un artista senza idee non può essere un artista. Oggi purtroppo capita anche spesso di vedere tante cose scoppiazzate qua e là. Il problema dell'arte contemporanea è che dà veramente spazio a tutti. Però la cosa veramente fondamentale è che dopo le idee ci vuole la passione per portare avanti le proprie idee, ma senza idee non va da nessuna parte. Io sono convinto. Diciamo che un mix tra idea e passione è quello che serve per poter approcciare ad un mondo che, per quanto possa essere aperto, è comunque sempre imbottigliato in tantissime innovazioni giornaliere, quindi essere protagonisti diventa ancora sempre più difficile. Ma la cosa bella è che il pubblico poi questo lo riconosce. Ma sì, lo riconosce, ma ti deve riconoscere anche come persona, perché esatto. Diciamo che il lavoro comunque di un artista è lo specchio dell'anima di chi lo fa, quindi è giusto che poi ognuno abbia un proprio carattere sia nella vita che nelle proprie opere, perché è quello che si fanno distinguere dagli altri. Purtroppo ci sono anche un sacco di bravissimi artisti che non hanno magari la possibilità, non è poi comunque così facile riuscire ad emergere in un mondo dove veramente ce ne sono veramente tanti, perché camaleontici penso che sia il termine che può vestire un po' a livello di opera quello che sei, perché effettivamente così ci piace quando trattiamo con te l'argomento artista e soprattutto l'argomento uomo, perché al di là di tutto sei impegnatissimo e la cosa bella è che dai sempre un'ottima disponibilità. A noi basta giusto dire: senti, andiamo in diretta ed eccoci qua. Beh, sai che io con te, a parte un rapporto di amicizia, un rapporto di simpatia, c'è un rapporto anche di stima profonda, non solo per il lavoro che fai, ma anche comunque anche sulla tua preparazione musicale. E non voglio spezzare una lancia a tuo favore, ne spezzerei anche due. E tra l'altro ti anticipo anche una cosa: sempre questa mostra del Summer Art è divisa in due parti. Allora, la parte di Venezia che abbiamo già detto, la seconda parte invece si snoderà al Porto di Sardegna. C'è un'altra situazione veramente che racconta l'Axuri mondiale. In Sardegna? In Italia, esatto. E in Sardegna avrò esposto tra le opere che andranno, sono comunque pubblicate sul catalogo alcune e alcune no, ci sarà il mio White Duck, che sarebbe praticamente il ritratto, penso, di comunque un artista che tu conosca anche veramente molto bene. Se parlo di White Duck, David Bowie. Beh, insomma, devo dire la verità, mi hai in Sardegna dove esattamente? Così almeno diamo anche la location. Al Forte Village. Non ti ho capito, scusami. Al Forte Village. Ah, al Fort Village, parliamo della Sardegna Sud praticamente, giusto? Esatto, ok, esatto, ok. Fort Village, appena dopo Cagliari, una ventina di minuti da Cagliari, se non erro, il Fort Village. Sì, esatto, più o meno quella zona lì. A Villa Simius. Vicino a Villa Simios. Vicino esatto. A Villa Simios, il Fort Village, dove sono sempre i giocatori dell'Inter, perché pare ci sia anche Moratti dentro al Forte, ed è un bellissimo posto, una bellissima location piena di bungalow, piena di situazioni molto interessanti. Complimenti. Ma guarda, questo è un percorso che ho iniziato quest'anno con Mario Mazzoleni e con la sua galleria. Mi è sembrato veramente una persona, a parte la sua disponibilità e la sua grossa votazione al mondo dell'arte, è una persona molto seria e preparata, perché si è creato comunque una preparazione degna del percorso che sta facendo con determinati artisti. Quindi sono assolutamente felice di far parte di questa famiglia che girerà per queste situazioni, possiamo dire, del lusso comunque. Beh, insomma, non poi, è bello poi, magari in un periodo così parlare di queste cose, però è comunque. Ma sai, poi effettivamente Stefano, parlare del lusso e parlare del bello, no? Perché comunque il lusso non si veste esatto. Soltanto di quella che può essere una dietrologia legata ai soldi, ma è parlare del lusso e parlare proprio del bello, del nostro essere esteta a livello italiano, che forse si è un po' perso. Invece dobbiamo. Allora, dimmi. Sì, scusa, no, perché ne parlava anche ieri Sgarbi, proprio di questo stava parlando, a parte tutta questa bellissima lezione che ha fatto, dove noi in Italia vantiamo veramente del bello e del buono. Sono due esatto. Cose che ci accompagnano e possiamo veramente vantarci, perché
l'Italia ha veramente da insegnare. Non bisogna assolutamente confondere quello che può essere il lusso con una pretesa o magari tutto quello che può essere dietro ad un guadagno e soltanto ai pochi, certo. Ma il lusso è soltanto, secondo me, anche il bello. Quindi quando parliamo del bello noi ci dimentichiamo di quanto la nostra Italia, a parte a livello paesaggistico, può offrire dalla Val d'Aosta sino arrivare a Lampedusa, in tutte le sue forme, in tutte le sue isole, eccetera, eccetera, eccetera. E ne abbiamo veramente ben d'onde di che parlarne, e questo può anche permettermi di dire che l'Expo non è soltanto Milano. Noi parliamo dell'Expo come se fosse praticamente soltanto caratterizzata la Lombardia, ma l'Expo è anche Italia, visto che da pochi giorni raggiungiamo Milano-Roma in 2:40, tantissimi sono gli stranieri che sono arrivati a Roma, che alloggiano a Roma e magari anche a Napoli, e che giorno per giorno magari vanno a visitare l'Expo, e nei giorni successivi della loro permanenza in Italia si visitano quelle che sono le nostre città, quindi Venezia, Firenze, Bologna, la stessa Milano che comunque è vestita a nuovo per questo Expo fino ad ottobre, e tutte le altre zone italiane che comunque devono assolutamente beneficiare di questa manifestazione. Quindi non ricordiamo che Expo è soltanto Lombardia. No, certo, ma poi guarda, io penso che il lusso, giusto per tornare su questa parola che veramente se ne è fatta largo uso e forse è stata un po' anche demonizzata. Io penso che il lusso sia più anche un discorso forse anche psicologico di ogni persona, perché il mio lusso è diverso dal tuo lusso. Assolutamente. Perché per me il mio lusso può essere qualcosa che mi appaga. Molto soggettivo, è vero, per quanto l'arte poi possa essere dipinta in diversi modi, per parlare un po' di quello che è anche il tuo lavoro, da chi ne ama praticamente una scultura piuttosto che un dipinto, o un classico vinile da posizionare lì e dire che bello, mi ascolto una bella canzone di un bel disco, e di quello praticamente parlare anche tra virgolette di un buon lusso, di un buon gusto musicale. Senti Stefano, noi parleremo poi di quello che sarà il tuo prossimo appuntamento a Villa Simius, o Villa Simius che dir si voglia, in Sardegna, in mezzo a questo gruppo di artisti, perché mi piace anche poi con te tracciare il tuo itinerario, ti seguo un po' come il Google Art radiofonico dei tuoi passi. Io sono assolutamente contento di questo, perché sento di avere sempre un buon angioletto sulla spalla, se vuoi, cioè, sinistra o destra, forse dato che ho solo l'angioletto posso anche addirittura posizionarti sopra la testa. Non ho, guarda, io sono sul tuo, io sono sul tuo cappello, ok? Giusto perché mi piace, ecco, da impazzire. Diciamo così, va bene, perfetto. Okay, senti. Io ti ringrazio tanto di questo invito, sai che è sempre un piacere quando vuoi, sempre un piacere fare due chiacchiere con te. Stefano, io cammino volentieri nel pianeta delle stoffe, quindi quando ci sono mi accomodo, e praticamente con te è un piacere ritagliare i nostri spazi. Grazie mille. Ciao caro. Ciao, a presto. Ciao.